Allora, buonanotte ai suonatori, ultimo doppio album live che è già disco di platino per le oltre 100.000 copie vendute. Quindi questa è l'ultima tappa, 33 se non erro, ne avete fatte. Sarete stanchi ma soddisfatti come sempre. Sì, siamo abbastanza stanchi, siamo molto più soddisfatti che stanchi, stranamente. Perché è stata una tournée molto bella, gratificante, che prendeva appunto il titolo da questo long play che si chiama Buonanotte Suonatori, che ci ha dato, grazie a un accorgimento che ci siamo inventati, che in maniera particolare Stefano ha inventato quest'anno, ci ha dato appunto la possibilità di contattare appunto questi 33 spazi, che sono diventati degli spazi dove abbiamo potuto stare molto vicino alla gente, proprio grazie a questa struttura. Questo è quella parte gratificante di questa tournée, perché diciamo che di tournée andate bene o con tante presenze pubbliche ne abbiamo fatte tante, però non c'era mai successo che in spazi estivi si riuscisse ad avere un rapporto così vicino, così non door to door ma man to man con la gente. Questo ci ha riempito di molta soddisfazione e penso che sia anche presupposto per magari pensare noi stessi a organizzare una nuova tournée magari in vista del trentennale l'anno prossimo in questi termini, cioè con la possibilità di essere molto vicini alla gente e magari per la musica leggera di pensare a una maniera di fare degli spettacoli. Ed, e voi fate puntualmente il microfono ogni... stiamo usando un microfono ambiente, audio ambiente, benissimo, oh, è perfetto. Allora, voi ogni vostra tournée insomma vi conduce e vi fa condurre una vita da zingari, lontani dalla famiglia e tutto. Voi vi siete attrezzati bene quest'anno con la Città della Musica, una cosa molto particolare, un teatro itinerante che ospita più di 3.000 persone. Come vi è venuta questa idea? Ma c'era l'esigenza di andare in giro a suonare d'estate e come sempre c'era l'esigenza di dove andare a suonare, perché in Italia non esistono degli spazi per la musica. D'inverno la musica è ospite dei palazzetti dello sport, delle compagnie teatrali quando ti danno il teatro il lunedì che non lavorano loro, ed estate negli stadi, quando non c'è il campo di calcio appena seminata l'erba da rovinare per cui non ti danno neanche quello, comunque non esistono gli spazi. Allora abbiamo detto, cosa facciamo? Protestiamo come abbiamo fatto nei precedenti 29 anni o ci rimbocchiamo le mani che ci arrangiamo? Ci siamo arrangiati. Stefano ha avuto l'idea di riprendere il discorso di Telethon, del famoso vagone con la sponda che si apriva, invece che essere montato su un treno l'abbiamo montato su un camion, su un tir, e abbiamo organizzato questa Città della Musica. E come sempre, siccome ognuno di noi vuol metterci del suo, eravamo partiti da un semplice container che era appunto questo con la sponda che doveva essere palco, tutto si suonava, è diventato poi passerella che va in mezzo alla gente, è diventato torri per le luci, è diventato 3500 sedie che poi sono diventate 4500 per esigenze di richiesta, è diventato questo backstage fatto di camper, di saletta, qui tenda per ricevere gli amici della stampa, è diventata una Città della Musica. Come ci siamo organizzati poi con le famiglie? È semplice, portandocele dietro. È giusto che anche i figli imparino a fare gli zingari come i padri. Ma i figli faranno musica anche loro? Ma sai, qui nelle schiere c'è già un po' di genere. C'è Daniele, il figlio di Dodi, che suona la batteria. C'è il figlio di Roby che suona la chitarra. La piccolina mia, 5 anni e mezzo, canta e viene sul palco a fare le prove con noi. E poi ho un quasi figlio, il figlio della mia compagna, Philip, che suona... tutto, la chitarra, il pianoforte, la batteria, per cui ci divertiamo anche molto a casa e quando vengono in tournée brillano gli occhietti e se un giorno vedrete degli altri quattro elementi sul palco è sempre roba in famiglia. Saranno insomma. Loro insomma che vi sostituiranno nel futuro? Beh, sarebbe bello che il marchio Pooh andasse avanti, in fondo Walt Disney se n'è andato tanti sì. anni fa, ma continuiamo tutti quanti a vedere Topolino, no? Benissimo. Roby, so che avete fatto di tutto per sensibilizzare l'opinione pubblica ed alcuni enti affinché la musica possa essere definita un bene culturale da salvaguardare. Avete avuto qualche riscontro fino ad ora? Tutte queste tappe? Ma guarda, l'unico riscontro, cioè la cosa che abbiamo capito è che ci dobbiamo, come sempre, se vogliamo ottenere delle cose, organizzarle noi e farle noi.
questo è l'esempio tangibile di questo concerto che stiamo portando in giro. Perché se noi stiamo aspettando che le autorità o certi comuni mettano a disposizione certi spazi, abbiamo visto nel tempo che ci sono sempre delle grandissime difficoltà. Mentre così, grazie a questa struttura, ci permette di andare a suonare tipo stasera, che è in uno spazio, che è una piazza, non so, penso che sia un parcheggio o qualcosa del genere. Per cui però diciamo che questo sia un parcheggio, l'abbiamo trasformato veramente in un'arena dove questa sera ci saranno 4.000 persone che tranquillamente sedute assisteranno al concerto. Per cui io penso che questo è sicuramente un input, e vuole essere un input anche per altri nostri colleghi, che forse è arrivato il momento di non aspettare che qualcun altro, perché non arrivano le cose né dal cielo né da nessuna altra parte, forse le cose è meglio organizzarle noi. E aiuta, aiuta. Più o meno così, vecchio detto, ma sicuramente funzionale. Con Stefano, 30 anni di vita insieme, 30 anni di vita, penso anche come amicizia tra di voi, tra voi quattro, ma 30 anni di vita musicale insieme. Qual è il segreto per essere uniti così nel tempo? Io credo che spesso ci fanno questa domanda, credo che sia soprattutto la fortuna di aver incontrato quattro persone, di esserci incontrati con quattro caratteri diversi e con velleità diverse, per cui ognuno si sente realizzato al massimo facendo quello che fa e non invadendo mai il campo dell'altro, quindi queste sono soltanto coincidenze. Abbiamo avuto moltissimi nostri colleghi di grande talento che ci siamo persi per la strada perché non riuscivano proprio a convivere, no? Invece noi stiamo bene insieme, ci divertiamo, continuiamo a divertirci a salire sul palco, siamo amici, meglio di così non si può. Senti, di questo album live, quali sono i pezzi che senti a te più vicini? Ma sai, questa è stata una selezione quasi naturale, un album volontario, come diciamo spesso, nel senso che è nato più come allestire la scaletta per un concerto che era appunto quello di acustica e poi quello di musica dentro, per cui alla fine è veramente una selezione che va al di là di una scelta discografica, no? Non è stato assolutamente pensato come un album da ascoltare in casa da soli, eccetera. Era soltanto il nostro divertimento e la voglia di fare i pezzi, quindi credo che quelli che sono in questo disco rappresentano esattamente le voglie, ma di tutti e quattro mediamente, no? Magari qualcuno è più attaccato a qualcosa piuttosto che a qualcuno, però alla fine è come avviene sempre ogni volta che allestiamo un concerto, il meglio di quello che noi quattro vogliamo. 30 anni sul palcoscenico, c'è ancora emozione ogni volta che si sale? Sì, fortunatamente sì. Agli amici di tutti i frutti, sono diventato Ranger, siamo diventati proprio come Maria, Ranger onorari d'Italia, quindi vestiti così agli amici di tutti i frutti, un grosso saluto e un buon ascolto con la nostra. Segna delle ste grosse.